Amici sportivi, appassionati di calcio a 5, buonasera e benvenuti al Pala Cucinella di Nettuno, dove l'L Nettuno e Città di Pontinia sono già schierate al centro del campo, pronte a darsi battaglia in questa seconda giornata di ritorno del campionato di Serie D Girone A Pontino. Va adesso in pressione per cercare di rubare il pallone Amadori e poi il sinistro, primo tiro in porta da parte dell'L Nettuno con Pace, l'area scusate di rigore. Il sinistro da parte di Pace, poi la respinta sulla riga da parte di un giocatore della Città di Pontinia che riesce a salvarsi da questa circostanza. Poi un rimpallo che favorisce Mucci e Città di Pontinia con Millozza, adesso può rendersi pericolosa a sinistra. Millozza rientra sul destro, calcio in porta, tiro che termina sul fondo. Ancora Millozza che lotta, ma Mosetti in maniera regale fa una serpentina all'Alberto Tomba dei tempi d'oro. Ancora Mosetti che fa tutto da solo e sbaglia proprio sul punto di mettere il pallone in fondo al sacco. Grande occasione costruita e propiziata da Mosetti. Adesso Pace ha la prima possibilità di concludere in porta. Pace, tiro il gol di sinistro. Trafitto dunque Quercini e l'L Nettuno che passa in vantaggio con questo tiro libero magistralmente trasformato dal proprio numero 7. Cipriani pressato, perde questo pallone e poi il gol intelligente da parte di Pace che mette il pallone in fondo al sacco sotto le gambe di Quercini che poteva davvero poco in questa circostanza. Bravo però Pace a rubare palla, a segnare dunque il 2-0, intercettato da Gian Giacomo che cerca adesso l'apertura a destra e poi la conclusione in porta da distanza ravvicinata da parte di Herrera, risposta del portiere Quercini che ha messo in fallo laterale. Il pallone all'indietro, poi trasmesso in avanti, si gira e calcio in porta. Gomiero ha perso forse quell'attimo giusto, calcio d'angolo sempre in favore dell'Ele. Il sinistro da parte di Pace, c'è una deviazione, si prosegue. Pace che ha già fatto male, ha già colpito in precedenza, rincorsa da parte sua, il tentativo e il pallone che termina sul fondo sfiorando il palo di destra. Subisce un intervento Gian Giacomo ma non c'è fallo ai suoi danni, si prosegue. Pace a destra, la conclusione in porta, risposta da parte di Quercivi, quasi interamente appannaggio della compagine maglia verde. Cipriani in posizione di sparo, ci prova sul primo palo, intervento provvidenziale da parte di Caperna che smanaccia in calcio d'angolo, fila dalle parti del portiere Quercivi e poi Millozza tutto solo, Millozza il pallonetto e qui sciupa un'enorme chance Millozza. E poi dall'altra parte c'è l'occasionissima capitata a Gomiero che non riesce però a trovare il bersaglio davvero per questione di centimetri. Amadori, ancora Novara, d'esterno verso Amadori che tanto si è portato verso il centro. Amadori con il sinistro e la parata da parte di Quercivi e la rimessa viene battuta adesso con Millozza di punta all'improvviso, scocca questo destro, parata da parte di Caperna che mette in calcio d'angolo, dare l'idea di poter essere pericolosa, poi però all'improvviso si accende dall'altra parte, intanto il contropiede che non riesce per l'ottima scelta di tempo da parte di Quercivi. Amadori che ha provato l'incursione centrale, fermato da Milanese che prova a lottare, nessun fallo ai suoi danni, ancora la possibilità da parte di Scarpetti, la deviazione, la palla che termina sulla traversa. Qui sbaglia però ad andarsene via da solo Petrone, perde un pallone sanguinoso, rimedia ancora Cipriani, sta giocando benissimo, a rimorchio va Mosetti che conclude in porta e pallone che termina sul fondo, sembrava dentro questo pallone. Novara che cerca per un attimo di mettersi in proprio, poi riceve nuovamente a destra questo pallone da Scarpetti che calcia a colpo sicuro, altra risposta da parte di Quercivi che riesce a salvarsi con l'esperienza e con il senso della posizione. Dall'altra parte intanto Città di Pontinia va a contestare questo pallone proprio Millozza che non riesce però a concludere il tocco in profondità che però viene catturato da Scarpetti, Scarpetti da questo pallone a sinistra e non riesce a correggere in rete da posizione molto invitante. Qui Amadori poteva far meglio, il Lele avesse commesso il suo quinto fallo, in realtà non è stato così, calcio di punizione intanto, direttamente in porta sfugge il pallone a Caperna su questo sinistro violento che era stato scoccato proprio da Brignone. Nasso va verso Caperna, adesso sì che va a pressare il Città di Pontini, a Scarpetti che riesce a vincere questo mismatch, Scarpetti conclude ed è bravo qui il portiere Quercivi. Amadori, ancora Herrera di punta, splendido questo 1-2 con Pace che riceve da Amadori, poi mette al centro, ancora Amadori di tacco, a sinistra arriva il gol, spettacolare da parte di Herrera, che azione da parte dell'L Nettuno. Va allora Milanese a pressare il giocatore avversario, Città di Pontinia che ancora non ha commesso falli, la partita sta finendo, incredibile questa cosa, rimpallo che favorisce Amadori, Amadori prende la mira, finta e palo colpito con il sinistro, grande chance con Scarpetti che poi ci prova e segna.
il poker della sua squadra. Dal match ci ha provato fino alla fine a creare delle difficoltà alla squadra avversaria, che comunque ha molta più tecnica. Anche in questo caso Scarpetti riceve e conclude in porta imparabilmente per Quercivi e segna dunque il quinto gol della sua squadra proprio nel finale di questo incontro. Dare questo ulteriore extra time, ma fischia proprio in questo momento il direttore di gara Schiaretta di Ostia Lido. Il Lele Nettuno dunque conquista tre punti che sulla carta erano ampiamente pronosticabili, ma alla fine ha avuto un bel po' di problemi perché il risultato è stato in bilico fino a metà del secondo tempo. Infatti era avanti solo di due reti, 2-0, ma alla fine comunque è riuscita ad arrotondare ulteriormente lo score, a vincere in maniera piuttosto netta 5-0 sul Città di Pontinia. E con questo risultato e con queste immagini di saluti reciproci vi diamo appuntamento ai prossimi impegni con il futsal. Un cordiale saluto e ringraziamento da Enrico Pasquali Coluzzi e da parte di Giancarlo Marcedo, che ha operato le riprese televisive.